Siamo con il segretario generale a livello nazionale di Confartigianato, Cesare Fumagalli. Un commento sul progetto Job Talent, perché avete investito su una ricerca molto ben definita di personale da parte dei vostri artigiani? Beh, intanto il tema dell'incrocio corretto tra domanda e offerta di lavoro è uno dei temi drammatici. Siamo ancora alle prese con altissima disoccupazione giovanile, siamo già alle prese per qualche verso con mancato reperimento di quelle particolari figure che le aziende cercano. Quindi una iniziativa che cerchi di mettere correttamente in relazione domanda e offerta per i giovani, in particolare nel mondo del lavoro, è quello che tutti stanno cercando. Questa iniziativa è partita con ottimi auspici, credo che possa rappresentare, anche con le evoluzioni che potrà avere, uno strumento davvero utile per le imprese, le piccole imprese, che non possono mai sbagliare la persona che stanno cercando. Se uno deve aggiungere un'unità ai 1000 che ha, può relativamente sbagliare. Chi ha poche unità non può assolutamente permettersi, da qui questa esigenza sentita molto dal sistema associativo di Confartigianato. Quindi ancora una volta Confartigianato funge in qualche modo da aggregatore di imprese, ma questa volta puntando su una piattaforma online. Beh, credo sarà è uno dei segni del presente barra futuro dei sistemi associativi e la loro capacità di mettere in rete le esigenze personalizzate delle singole imprese. Parlando di futuro, come giudicate il piano Industria 4.0 e può un piano del genere declinarsi in misura artigiana? Intanto sottolineando che siamo riusciti a far cambiare al governo il nome, il ministro Calenda ormai lo chiama Impresa 4.0, il presidente Gentiloni lo chiama Impresa 4.0, è un segno dell'attenzione che abbiamo messo, perché l'incrocio con le tecnologie digitali è davvero una dei fattori abilitanti per l'artigianato italiano. Credo che l'artigiano digitale sarà straordinaria figura del futuro prossimo, perché incrocia le capacità tradizionali, il saper fare, la creatività, il gusto del bello, con le possibilità tutte da esplorare ancora legate alla manifattura additiva, alla sensoristica, all'internet delle cose, cioè tutte quelle caratteristiche che sono in grado davvero di abilitare anche la piccola impresa. Il 4.0 è un settore specifico dell'artigianato o anche gli artigiani tradizionali possono in qualche modo ambire a digitalizzarsi? Di tutti, perché la frontiera dell'innovazione non lascia fuori nessuno, ognuno con il proprio orizzonte tecnologico. Certo, una domanda che fosse trainata solo dall'offerta di quelle tecnologie e quelle soluzioni vedrebbe fuori molti comparti. A rovescio, la tecnologia del digitale è una tecnologia pervasiva che sa adattarsi se solo non si segue, ripeto, pedissequamente l'offerta, ma si ricercano le soluzioni necessarie e utili per il proprio business, la propria attività, che non sono solo quelle tradizionalmente high tech. Ritenete realistico un futuro innovativo e appunto high tech anche per imprese di piccole dimensioni? Sicuramente, cioè c'è una abilitazione proprio legata alla piccola dimensione d'impresa.